Ciao a tutti ragazzi, è il vostro Luke e oggi siamo qui in questo nuovissimo video, primo sul canale come Spotlight Mod, ossia noi andremo, io andrò a presentarvi le diverse mod che potremo incontrare, che ci possono piacere, che mi consigliate voi e che consiglio anche io. La prima che vi porto oggi è la Mutant Creatures, ossia quindi ci sono i mob normali di Minecraft, non tutti, però la maggior parte, che sono in versione mutante, quindi credo che sia una mod fighissima e andiamo ad osservare quello che ci fornisce. Quindi cliccando qui, ok, tutte le uova per ogni mob che si può spawnare, poi il Creeper Shard, Creeper Stats, il Hulk Hammer, il Chemical X, Ender Soul Hand, Skeleton Limb e questa è tutta altra roba dello Skeleton, quindi dello scheletro. C'è Argelam, l'armatura che ho provato in off camera che fa pena perché non serve a nada. Cominciamo col primo uovo che è il Creeper Gigante, che questo è mega OP. Infatti io mettendo... mamma mia, stavo morendo, sì. Ok ragazzi, eccoci, stavo dicendo, siccome ho preso un sacco di roba per la protezione, stavo dicendo questo è mega forte, guardate, prima cosa ci va di testa, poi quando sta per morire esplode, a parte che esplode anche senza morire, però fa meno danni di quanto ne fa quando muore. Attenzione, dai, ammazziamolo. Attenzione, oh, sta esplodendo, cioè ti attira e poi esplode, e poi esplode, ecco, e vi lascia l'uovo, che ovviamente se voi rompete vi droppa la gunpowder. Cioè avete visto ragazzi, questa diciamo la mossa finale, quando sta per morire ti attira e esplode tutto, ed è molto intelligente come mob per fare questo. Poi prossimo, il Creeper Minion, vabbè è un po' una stupidaggine, tu lo ammazzi, cingheggia, però era comunque un mutante. Lo spawn, eccolo qui, questo è Hulk ragazzi, questo è veramente chiamato Hulk, a parte il zombie gigante, è chiamato Hulk. Aspettate, ogni mob ragazzi, questa è una cosa importante, ogni creatura c'ha appunto un attacco diciamo finale, un attacco leggendario, perché vedete che mi ha spinto verso l'alto e poi mi ha schiacciato a terra, quindi proprio la sofferenza. Eccolo di nuovo, mamma mia che dolore che fai, mamma, io non ho paura di te. E dai, chicco vieci, se ci vogliamo appiccicare dimmelo che t'ammazza. Ah sì ragazzi, sembra morto, non so quante volte bisogna buttarlo a terra, ma sembra morto, in realtà non lo è, quindi è molto molto forte, molto molto forte, molto. Però per morire ci mette 90 anni raga, non mi ricordo 9 ore di cavolate, però ci vogliono minimo 10 volte, perché comunque è davvero davvero OP come mob, forse è uno dei mob più forti, diciamo ovviamente parlando di mutante. Vabbè, tu non vuoi morire? Mamma mia, Peppe non mi fai un secondo, Peppe mi vuole far incazzare. E dai, mi vuoi far arrabbiare? Andiamo. Di dove sei? Quanto sei, Peppe? Ma dove sei? Dove sei, Peppino? E dai, chicco. Dai, che famo boom. Ci mettiamo in modo zero anche noi perché dobbiamo giocare a pari livello ed eccolo qua. No, non te ne scappare. Infame. Sono stupido. Non è... Vabbè, in ogni caso non è morto nonostante l'esplosione. Ah, è morto finalmente. Quindi ci vogliono tipo all'incirca 5k per ammazzarlo. E vi droppa l'Hulk Hammer, come avevo detto. Ok, prossimo mob qua, vabbè lasciate stare che ho buttato quella roba. Spawn Mutant Enderman. Cioè c'è anche un altro che è molto OP, è proprio codesto, è davvero davvero forte. Se tu non li infastidisci non ti fa nulla, ma se tu l'attacchi fai le peggio cose. Eccolo qua raga, l'attacco supremo. Questo altro che Goku, Vegeta e tutti gli altri. Non ci vedo nulla. Ecco, ci rivedo. Ragazzi questo è davvero OP. E la sua mossa è sempre quella di attirare, la mossa finale però lo fa in tutt'altro modo che è troppo speciale. Non ci vedo nulla. Ehi, ragazzi, una cosa importante che ho dimenticato di dirvi, intanto che ammazzo un piccolino qua. Una cosa importante che dovevo dirvi, appunto, è che per la... Ecco la mossa finale, 1-7-10. Oddio, guardate che cacchio di mossa. È fighissimo, a livello grafico, come scena. Ma che sei scemo? Ha ucciso. Ah, merda. Che bastardo, raga, è troppo forte per moi. Troppo forte per moi. Ok, mi avrà fatto perdere qualcosa, vero? Tutto mi ha fatto perdere. Infame che sì. Mi ha fatto perdere tutto. Cioè, ragazzi, mi ha sbattuto in aria e mi ha fatto perdere tutto. Che infame. A me, diciamo così, adesso lo ammazziamo con la creative. Se no, ragazzi, vi ripeto, è uno dei più P. Forse anche più. Se sta morendo, non mi ricordo quando fa così. No, col cacchio. Questa è un'altra mossa. Ah, questa è la mossa finale, giusto? Che ti attira e ti continua a fare danno. E poi mi pare che compare definitivamente. E vabbè. Ok, muerto. È muerto. E troppo un sacco di enderpearl. E roba del genere. Ok, noi ci rimettiamo un attimo l'armatura. Poi facciamo così. Mettiamo tutta sta roba qui. Che tanto, a parte le mele, non ci servono. Andiamo qua di nuovo. Quindi eravamo arrivati. Butto zombie fatto. Ma questo qua non lo so che roba è.
perché dice incompleto. Ah sì ragazzi, questo è ancora in progettazione, che sarebbe il ragno, però devono ancora completarlo. Infatti vedete che è un po' buggata, diciamo così, la skin. Ok, allora spawn golem e skeleton. Eccoli qui gli ultimi due mob da spawnare, le ultime due creature. Quindi cominciamo con no, per ultimo ci teniamo il golem di neve, sarebbe pupazzo di neve gigante. Teniamo questo. Cioè ragazzi, questo è fatto davvero bellissimo, diciamo a livello di skin, graficamente, guardate. Guardate che figata. Oh, però mi ammazza, è forticello anche lui. Oh, vi ripeto però, l'Enderman è il più OP senza dubbio, però lo scheletro, guardate che belle le animazioni, tutto fatto davvero molto molto bene. Comunque ragazzi, io vi ripeto, per il continuo di questa serie lasciate like, perché non è che porterò mod solo di questo tipo, anche quello dei backpack, ossia degli zainetti, mod del tipo anche Industriacraft, sta roba nuova, per farvi vedere che è nuovo. Ok, questi sono tutti i pezzi, quindi rimangono tipo i pezzi buttuti, e alcuni ce li troppa nell'inventario, che appunto è l'armatura. Guardate dove sono arrivati i pezzi, ovunque sono arrivati. Un secondo. Ok, dopo aver resettato giorno direi di poter spawnare lui. Però allora lui perché io ragazzi non, vabbè, a parte che è come un pezzo, sta alla tua guardia, ma se tu lo provochi. Ah vero, mi ero dimenticato che dopo l'ultimo aggiornamento che hanno fatto della mod non se la prende più con te. Se tu adesso, cioè tu, io adesso faccio spawnare uno scheletro. Guardate. Oh, guardate la lotta. No, perché ragazzi, qui è figo, si possono fare le grandi lotte. Guardate. Però posso mettere. Ragazzi, adesso mi sono messo in game mode 1 perché era subito a rimanere in game mode 0. E guardate quanto è molto debole. È molto, cioè, per farvi un bel esercito dovete fare minimo uno stack di cose qui, di uova. Dopo uno stack di uova sì che si ammazzano i nemici, ma se no no. Poi fanno una guerra anche tra di loro se si colpiscono. Forse questa è un po' la pecca. Guardate che casino. Oh mio Dio, che bello. Però guardate lo scheletro che non muore. Lo scheletro è davvero duro, perché poi alla fine tirano ghiaccio, quindi non è che fa molto danno. Lo scheletro ha un sacco di vita. Guardate quanto ne ho messo in giro e ancora non muore lo scheletro. Se io metto, oh ok, è morto. Se io metto ad esempio il creeper, no, perché è troppo letale. Eccolo qui. Lo zombie, l'enderman, mi pare che non se la prenda con l'enderman, perché siccome è mezzo pacifico. No, ragazzi, vi ripeto, se qualcosa va male, perché io non sono rimasto aggiornato fino all'ultimo minuto sugli ultimi miglioramenti. Poi da un sacco che non gioco alle mod, quindi è tutto nuovo per me, tutto bello. Ok, se l'enderman fosse più cattivo, li ammazzasse tutti, ammazzerebbe tutti. Guardate, io metto anche uno zombie. Ecco, con lo zombie sì che ci divertiamo, perché li tira tutti in aria, muoiono. Cioè, guardate che guerra, raga. È però la cosa bella che non lag. Comunque è molto molto figo questo fatto. Poi il semplice motivo della figataggine, che adesso io per esempio mi allontano, potete fare, ciao Luke, perché sei lì? Vabbè, potete fare anche degli scontri con gli amici se caricate queste mod su un server. In che senso, voi direte? Ma come con gli amici? In che modo? Dimmi tutto, ecco, vi dico tutto. Praticamente se noi facciamo così, ad esempio io sono Gigino mette questo qui, no? Io sono Pasquale mette questo. I due si affrontano e vince l'ultimo che rimane. In questo caso al 90% vince sempre lo zombie. Perché? Perché lo zombie se te prende da vicino ti ammazza. Hulk più che zombie. Mentre quella piccola percentuale che è di vittoria del golem di neve è perché se colpisci da lontano lo zombie non si avvicina, buona possibilità di vincere. In questo caso è morto brutalmente. Vabbè ragazzi, io spero che questo primo episodio di Mod Spotlight, fino a qua sono arrivati, fino a qua proprio per difendere il suo amico. No, se lo cagano proprio quello, si è messo paura. Comunque, spero che questo primo video di Mod Spotlight vi sia piaciuto. Mod Spotlight perché appunto vi presento le mod che voi mi richiedete, che io credo che sia il caso di presentare perché sono carine. Lasciate 10 like per il continuo di questa serie, commentate il video, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Ci becchiamo alla prossima ragazzi, e ciao!